Bentornati, raga, e benvenuti per chi è nuovo nel canale, ragazzi. Allora, oggi vi voglio portare un outfit, visto che in tantissimi mi avete fracassato la Waller, ragazzi, con sto Sprank, con questa Coca-Cola, ragazzi. È stato veramente un trauma per me. Alla fine ho deciso di portare un outfit moddato, ma non con Jokers o cose varie. Cioè, nel senso, ragazzi, se voi volete invece dei pantaloncini, potete metterci dei Jokers bianchi e secondo me sarebbe una bomba, però ho avuto apposta a portarlo in questa maniera in modo che tutti quanti possano fare questo outfit della Sprank, perché ragazzi, se proprio devo essere sincero, se devo andare a scegliere qualcosa, scelgo Sprank. Quindi questo è l'outfit, ragazzi, e adesso iniziamo con il video, ma prima sigla. Ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Allora, ragazzi, adesso ci dirigiamo in un qualsiasi negozio di outfit e a questo punto andiamo nella parte bassa. Se volete farlo con questi pantaloncini, andate su pantaloncini e mettete i cargo bianchi, ragazzi. Bellissimi, semplicissimi. Se avete i Jokers bianchi, regà, potete usarli, secondo me viene una bomba. Quindi a questo punto andiamo invece sulle parti superiori e andiamo a metterci la canotta, ragazzi, bianca, che a me è la numero 33. Ragazzi, mi raccomando, controllate bene perché delle volte cambiano i numeri, non sono uguali su tutti i profili. Non mi chiedete perché, perché non lo so. A questo punto io ho voluto metterci, ragazzi, le scarpe di tela, queste a scacchi che mi piacciono un casino. Dopodiché torniamo sulla parte alta, sul vestiario, e andiamo a indossarci, regà, il giubbotto pesca, l'antiproiettile pesca, come tutti gli outfit che stiamo portando nell'ultimo periodo. Adesso andiamo dal bancone e salviamo il completo nel primo slot, ragazzi. Mi raccomando, sempre nel primo slot. Quindi io vi consiglio di tenere sempre il primo slot come test, lasciatelo sempre vuoto e riuscirete a fare sempre outfit finché avete lo spazio. A questo punto non ci resta altro che mettere la tuta da scienziato pazzo, ragazzi, come al solito. Andate su tute e mettete la tuta da scienziato pazzo. Adesso, raga, come al solito ci dobbiamo buggare con il cannocchiale, quindi correte, schiacciate freccia destra, tenuto premuto il menu interazione o il touchpad per chi gioca da play, ragazzi. E andiamo a mettere l'outfit che abbiamo nel primo slot che abbiamo chiamato test, ragazzi, che è quello che stiamo creando. A questo punto andiamo a salvare il completo da Amunation, regà, così siamo già vicini. Oppure possiamo andare anche al negozio di maschere, è indifferente. Quindi, se salvate il completo qua dal negozio di maschere, regà, salvate il completo e poi vi dirigete da Amunation, così siete già lì. Oppure potete andare direttamente da Amunation, regà, e salvare il completo là. E poi, una volta, ragazzi, che siamo qua da Amunation, semplicemente schiacciamo start, ragazzi, e andiamo ad avviare il lavoro da titano. Quindi start online, avvia attività, attività, missioni create da Rockstar, ragazzi, un lavoro da titano. A questo punto, una volta che abbiamo startato il lavoro da titano, andiamo proprio ad avviare l'attività normalmente, da soli, ragazzi, non ci serve l'aiuto di nessuno per adesso. Quindi, regà, una volta che siamo dentro il lavoro da titano, semplicemente andiamo dalla parte degli outfit e schiacciamo freccia destra e salviamo l'outfit così com'è, ragazzi. Sempre nel primo slot, mi raccomando, sempre nel primo slot, perché sennò poi quando andremo a fare il merge dentro l'attività non si mergerà nulla. Quindi a questo punto, una volta salvato il completo, semplicemente apriamo il nostro telefono e quittiamo l'attività. Per Xbox sarà AXA, per Play sarà X quadrato X, ragazzi. Quindi a questo punto, una volta che siamo spawnati, regà, di nuovo in lobby, entriamo dentro Amunation, andiamo nella parte bassa del vestiario, quindi a sinistra, ragazzi,
clicchiamo freccia a destra, andiamo sulle giacche da bikers e andiamo a mettere, ragazzi, questa giacca qua, che è la numero 68. Ma ragazzi, a volte la posizione non è sempre la stessa, quindi aderente di pelle, ragazzi, e andiamo a comprare questa giacca qua. Una volta che abbiamo indossato questa giacca, andiamo a cercare, regà, le maglie racing. Regà, una volta che siamo dentro le maglie racing, voi vedrete che despawna praticamente la canotta, ma nessun problema. Noi adesso andiamo a selezionare, ragazzi, quello col logo della Sprank, che è la maglia lacrosse extreme numero 14, regà. E quando abbiamo indossato quella maglia, tranquillamente possiamo avviare l'attività basso profilo, ragazzi. Se ora vedete cambiare la schermata è perché sono andato in una pubblica per farlo con un ragazzo random. Quindi andate su online, andate su preferite, andate su missioni e avviate basso profilo, link in descrizione come in tutti i video di Outfit, ragazzi. A questo punto aspettate che un cristiano venga a darvi una mano, oppure chiedete a un vostro amico se vi dà una mano a fare il merge. Quindi una volta che avete fatto entrare qualcuno dentro l'attività, ragazzi, avviate l'attività normalmente, ma mi raccomando, mettete abbigliamento su completi salvati, è fondamentale, se no il glitch non funziona. Quindi una volta in questa schermata, schiacciamo una volta freccia destra, ci darà questo outfit, ragazzi, e noi andiamo ad avviare l'attività con questo outfit, maschera con la canotta bianca. Una volta che siamo dentro l'attività, indovinate un po', semplicemente andiamo a quittarla aprendo il telefono, facendo AXA, oppure se siete da play X quadrato X, ragazzi. Quindi una volta che rispawnerete in lobby, semplicemente, regà, diventate OMC o CEO, è indifferente, salite su un qualsiasi veicolo dei civili, regà, e quando siete all'interno andate su gestione dello stile e switchate una volta a destra e sinistra, ragazzi, e quando scenderete dal veicolo e sbadabam, regà, avremo fatto il nostro outfit moddato della Sprank. Come potete vedere, abbiamo il logo Sprank mergiato con la canotta e abbiamo le braccia invisibili. Sto civile mi ha cagato altamente il cazzo. Comunque sia, a questo punto, ragazzi, possiamo andare a metterci le cazzatine. Quindi ci mettiamo magari i bracciali, i guanti e facciamo la testa. Quindi, ragazzi, andiamo a salvare il completo. Io lo salverò come Sprank, regà. E dopo che l'abbiamo salvato, iniziamo a metterci le cazzatine, ragazzi, come guanti, testa, eccetera eccetera. Non vi sto, regà, a fare il tutorial, perché ne ho fatti parecchi outfit. Il cannocchiale, una volta che avete capito il meccanismo, è facile farlo. Quindi vi farò solo vedere cosa ho usato, ragazzi, e vi lascio al video. Iscrivetevi, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, ragazzi, condividete anche i miei video il più possibile per aiutarmi a far crescere questo canale e farmi venire sempre più voglia di portarvi roba sempre più bella, ragazzi. Vi lascio al video. We'll be right back.